Allora, salve a tutti ragazzi, qua è il Balto 16 e è passata una macchina, però oggi siamo tornati, e specialmente questo dovrò tenerlo così, in una nuova recensione. Che allora, io ho fatto un sondaggio su Instagram, questa recensione la sto già registrando appena ho fatto il sondaggio, e devo dire che sta già vincendo di molto Ant-Man and the Wasp nel sondaggio che ho fatto, perché io ho fatto il sondaggio Shrek il primo squalo o Ant-Man and the Wasp. Sta vincendo di molto Ant-Man and the Wasp. Quindi io registro già la recensione appunto di Ant-Man and the Wasp, quindi per portarla al prima possibile, se dovesse effettivamente vincere intanto il sondaggio Ant-Man and the Wasp, allora già stasera, cioè oggi 12 agosto, potreste già avere la recensione del film, che ricordo esce nelle sale il 14 agosto, ma che io ho avuto la fortuna di vedere in anteprima ieri, perché ieri c'è stata l'anteprima in tutta Italia e per fortuna nel cinema a Orio, dove fanno i film in IMAX, nella sala IMAX più bella d'Italia, quella laser e tutto, hanno fatto per fortuna questa anteprima in 3D IMAX e me lo sono potuto gustare perfettamente. Quindi, vabbè, ormai avete capito che sto parlando di un film del 2018 per la regia di Peyton Reed, sto parlando di Ant-Man and the Wasp. Attesissimo film Marvel che viene dopo, il film più epocale dell'anno. Sto parlando di Avengers Infinity War. Comunque, sto parlando appunto di Ant-Man and the Wasp, che viene dopo Avengers Infinity War. Basta incartarsi. Allora, Ant-Man and the Wasp. Perché non avevo una vera e propria hype per il film? Non avevo vera e propria hype, non tanto per il trailer, che era sembrato carino il secondo e guardabile il primo. Non avevo molto hype perché Ant-Man già il primo, ma non è che mi entusiasmo più di tanto, lo trovo un film carino, simpatico e devo dire la verità, mi è piaciuto di più quando l'ho rivisto per la terza volta una settimana fa, cioè 2 settimane fa, scusate. Però per me si rimane comunque un film da 7,5 il primo Ant-Man. E comunque non mi è dispiaciuto, l'ho trovato uno dei più divertenti della Marvel e come è giusto che sia, un film divertente, però divertente come può essere divertente un divertente un Guardiani della Galassia. Quindi non un Thor Ragnarok combattuto e buttato giù a cazzo di cane, ok? Ricordo che il voto che ho dato a Thor Ragnarok era 8 meno, ma perché non riesco a cambiare il voto, perché 8 meno non ci avevo pensato bene. In verità il voto che mi sento dare a Thor Ragnarok è più un 7, bisogna dire la verità. Però vabbè, magari se riesco lo cambio. Comunque, perché è dopo un po' di rewatch che ci ho pensato che effettivamente Thor Ragnarok fa un po' schifo, però vabbè. Comunque, e quindi Ant-Man and the Wasp. Io direi di partire dai vari punti semplici, come la fotografia, che secondo me è ottima, sia nel micromondo che nel regno quantico, dove è spettacolare, e che in dimensioni mondiali dei protagonisti. E gli effetti speciali sono spettacolari. C'è una CGI che fa paura, veramente, fa veramente paura. È fantastica, sia nelle scene da giganti, che nelle scene da normali, che nelle scene da micro, e quindi veramente fantastici, fantastici, e soprattutto come viene rappresentato il regno quantico è qualcosa di spettacolare, veramente. La regia di Peyton Reed è fantastica come nel primo, è molto buona dal punto di vista delle scene d'azione, perché sa perfettamente muovere la telecamera senza mandare in confusione lo spettatore. E nelle scene, quelle micro, è fatta benissimo per seguire bene senza avere problemi l'azione micro. Peculiarità interessanti, io l'ho visto in IMAX 3D. L'IMAX, vabbè, ve l'ho già spiegato 1000 volte, il mio modo di vedere un film e tutto, però c'è questa peculiarità interessante perché, esempio, Infinity War era stato girato interamente in IMAX, quindi era sempre full screen, mentre invece, ad esempio, un film come Black Panther. Black Panther era in full screen, quindi tutto lo schermo tutto allargato, spettacolare, quando erano dentro al Wakanda. Mentre quando erano fuori dal Wakanda era con l'aspetto ratio, quindi ridotto. E invece questo Ant-Man and the Wasp, quando loro si rimpiccioliscono, si ingrandisce lo schermo e rimane ingrandito per tutta la scena d'azione, anche se poi ci sono inquadrature con loro fuori cioè con loro più grandi e non piccoli. E torna con l'aspetto ratio quando invece sono scene tranquille. E questa cosa mi è piaciuta, anche se l'ho trovata più efficace magari in un Black Panther, che no.
più semplice il tutto. Però va bene, ci sta molto, ci sta molto. 3D fantastico, 3D veramente fantastico. Mi è piaciuto da morire il 3D in questo caso, perché sa veramente valorizzare le varie scene del film, quindi come soprattutto quelle nel micromondo, soprattutto quelle nel micromondo e nel regno quantico. I personaggi, Paul Rudd torna a interpretare Ant-Man sempre in maniera fantastica. Paul Rudd è bravissimo, è tra gli scrittori del film, Paul Rudd, quindi si vede che le sue battute se le ha scelte lui. E qui ci fa morire. C'è una particolare scena in cui deve. In cui Paul Rudd interpreta sempre nel corpo di Scott Lang, deve interpretare un altro personaggio senza spoilerare nulla. È una scena che mi ha fatto crepare da ridere, ma ridevano tutti in sala, quindi veramente è una scena spettacolare. E poi invece abbiamo Evangeline Lilly, la bellissima Evangeline Lilly, la fantastica Evangeline Lilly, la vita Evangeline Lilly. Io sono innamorato di Evangeline Lilly. Vabbè, tralasciamo che io sono innamorato di Evangeline Lilly, aggiungiamola alla lista, però vabbè. Che è fantastica lei, è molto brava nel ruolo di Wasp. La chimica tra lei e Paul Rudd è fenomenale, loro sono fantastici come Ant-Man e Wasp. Però sul personaggio di Wasp ho qualche dubbietto, perché effettivamente più che un film Ant-Man e Wasp mi è sembrato Ant-Man 2 con anche Wasp. Cioè, non Ant-Man e Wasp, ma Ant-Man e poi c'è anche Wasp. Perché in alcune cose secondo me Wasp è un po' sottotono, cioè è più evidenziata Hope Van Dyne che Wasp. E non lo so. Cioè, nei fumetti quando sono tutti e due è una cosa alla pari, mentre invece nel film ho visto, cioè una cosa alla pari, mentre nel film ho visto un po' una cosa un po' più verso Ant-Man. So che effettivamente è un sequel di Ant-Man, però è comunque un sequel intitolato Ant-Man and the Wasp, non Ant-Man 2. Quindi non lo so. Devo essere sincero. Avrei sperato che ci fosse un equilibrio maggiore tra i due. Comunque un equilibrio c'è, va bene, sia chiaro, però. Però, ripeto, avrei preferito un maggiore coinvolgimento di entrambi. Però ribadisco che la chimica tra loro due è fantastica. Poi abbiamo Michael Douglas che torna a interpretare l'incredibile Hank Pym. È fantastico lui. Secondo me ci mette anche di più, ci mette nel secondo e ci vuole, perché il suo ruolo è anche più complicato nel secondo film. Quindi lui ci aggiunge ancora quel pepe in più per rendere il personaggio ancora più fantastico di quello che era già nel primo. Abbiamo una Michelle Pfeiffer che interpreta Janet Van Dyne, che però appare pochissimo, cioè pochissimo, appare poco, non tantissimo. E vabbè, comunque quel poco che appare è sfruttato bene, sia chiaro. Poi il fatto che appaia poco ci sta, perché comunque il film gira intorno al fatto di liberarla dal regno quantico, come sapete. Quindi effettivamente ci sta il fatto che appaia poco, perché se tutto gira intorno a tirarla fuori dal regno quantico, non potevano farla fuori, cioè potevano tirarla fuori subito e poi far girare il film su altre cose, cioè capite? La trama è quella, che già poi il film si perde in altre sottotrame, dopo lo dirò, però ci arriviamo piano. Poi abbiamo nuovi personaggi come quello interpretato da Anna Jo Kamen, Ghost, Ava, il vero nome. Che allora, ecco qua, il momento che attendiamo di più. Come villain non mi è piaciuta più di tanto. Allora, non è una vera e propria villain, c'ha una sottostoria fatta per farci empatizzare con lei, per farci coinvolgere, ma non ci riescono benissimo, secondo me. Perché io non l'ho notato, o almeno così è stato per me, nonostante ci avessero già letto la sua storia, mentre affrontava Ant-Man e Wasp, io, cioè, non avevo sentimenti di discordanza, cioè, per dire, però sarebbe meglio così, poverina. No, cioè, non. Io continuavo a tifare per Ant-Man e Wasp. E ci sta, perché probabilmente sarà per tutti così, anche perché, ad esempio, Thanos, che è il più grande villain della storia del Marvel Cinematic Universe, nessuno tifava per Thanos, comunque. Anche se si empatizzava con lui, però secondo me con lei si fa proprio fatica a empatizzare. Arriviamo da 2000 eccezionali come Killmonger e Thanos. E con tutti e due riusciamo a empatizzare, quasi tifiamo per Killmonger. Per Thanos è impossibile tifare perché è un bastardo, però comunque, cioè, riusciamo a empatizzare tanto con lui. E quindi proprio con Ghost. Ghost è un villain efficace.
Cioè che funziona all'interno della pellicola come personaggio, come villain, non tanto, però come nella storia del film funziona ed è efficace. In realtà anche come villain è abbastanza efficace, ma è un villain da sufficienza, cioè da 6. Arriviamo da villain come Thanos e Killmonger che sono da 9,5-10 e torniamo ai livelli di una Ela. Anzi, io francamente ho preferito Ghost a Ela, però perché ribadisco, Ela per me è una delle peggiori villain del Marvel Cinematic Universe. A me ha fatto veramente schifo. Cioè, io voglio distruggere tutto. Cioè, questo è il personaggio di Hera. Io voglio distruggere tutto. Brava, che caratterizzazione! Sì, che scopo di vita! Che ragione di vita! Incredibile! Però, vabbè, sappiamo tutti che Thor Ragnarok è un po' un film del cazzo, quindi ci sta. Mentre Barry Wasp, un film, secondo me, è molto buono. Però per Ghost, secondo me, è un po' cannatuccia, va detto. Però, va bene anche così, comunque è efficace. Ho trovato leggermente più efficace invece Walton Goggins, che interpreta Birch, che è sì, un'altra sorta di villain, che però chiamerei più ostacolo per i protagonisti. È un po' una sorta di rompicoglioni in mezzo al tutto. È quello fatto per ostacolare un po' i protagonisti, un'altra sottotrama del film, gestita benino, va detto benino, anche se non in una maniera eccezionale, però ci sta, va detto. E quindi, scusate, c'è un po' di raffreddore ancora. Ci sta il tutto proprio dell'ostacolo Walton Goggins. Poi c'è Bill Foster interpretato da Lawrence Fishburne, ho detto anche Lorenzo Pesce Bruciato, lasciate stare. Beh, non lo so, Foster appare poco. Come anche Ghost, esatto, Ghost e Foster sarebbero personaggi che potrebbero funzionare molto di più, ma vengono sfruttati male, perché appaiono poco. E mi è dispiaciuto perché potevano essere due personaggi grandiosi che però. Poi anche Anna John Kamen è bellissima. Anna John Kamen è brava. Però. Proprio no, anche Lawrence Fishburne qua è bravo. Però anche lui. Pare poco. Poi abbiamo ad esempio il poliziotto interpretato da Randall Park che è simpatico. Che è stato simpatico, e poi abbiamo la varia banda di Ant-Man, quindi capeggiata da Luis, che rimane il personaggio più fantastico dell'intero universo Marvel, secondo me. Io Luis lo adoro, c'è cioè una scena che mi ha fatto crepare dal ridere in questo. E va detto che veramente Michael Peña è fantastico e il personaggio risulta sempre bellissimo come effettivo comic relief della pellicola. E poi anche gli altri due che sono molto simpatici. Che sono protagonisti di varie gang che sono assolutamente incredibili. Adesso non mi ricordo il nome degli attori dei personaggi, però sono comunque li riconoscete, sono quello con l'accento straniero e quello di colore che lavorano sempre con loro dal primo film. E quindi boh, i personaggi sia nuovi che vecchi comunque mi hanno abbastanza soddisfatto. Mi sono piaciuti più quelli secondari che primari, tralasciando ovviamente Ant-Man e Wasp, perché loro sono fantastici, mi sono piaciuti più di tutti, però tralasciando loro due e Pym, mi sono piaciuti più quelli secondari, quindi ad esempio una Janet Van Dyne, anche se appare poco, o un Luis e gli altri due membri della gang di Ant-Man, piuttosto che i vari Ghost, Foster, così, che non mi hanno convinto appieno. E la sceneggiatura del film non lo so, non lo so, va detto che mi ha lasciato un po' perplesso a tratti, perché le varie sottotrame non sono gestite benissimo. Purtroppo, minchia, quanto siamo? Porca vacca, sono già 15 minuti. 14 minuti. Le varie sottotrame sono gestite meh. Cioè, potrebbero essere gestite molto meglio. Invece sono proprio molte accennate, molte non sfruttate bene. Questa cosa mi ha lasciato un po' perplesso. Perché è una sceneggiatura che punta più sul far ridere che sul raccontarti un'effettiva storia che funzioni molto di più di quella che funziona abbastanza nel film. Però ci sta, perché comunque è un film leggero, è un film che va a posizionarsi dopo una cosa così forte e pesante che è stata Infinity War. Ci sta il fatto che si punti a un po' più di leggerezza, piuttosto che a un'effettiva pesante pellicola che poteva essere questo Ant-Man e Wasp. È leggera come il primo, e io devo dire la verità, mi è piaciuto anche più del primo, beh, decisamente più del primo, però il villain, come nel primo, non è azzeccato. Però mentre nel primo secondo me c'era un villain da 5, qua c'è un villain che funziona leggermente di più. Quindi questo era quello che pensavo
riguardo a Ant-Man and the Wasp, che vi ricordo uscirà nelle sale il 14 ottobre. E ho cannato. Perché vi ricordo uscirà nelle sale il 14 agosto? Perché stavo pensando a ottobre? Perché ottobre è il mio compleanno, è vero. Vabbè, uscirà nelle sale il 14 agosto. Vi consiglio veramente di andarlo a vedere perché ne vale veramente la pena, è divertentissimo. Io sto per fare qualche spoiler sul film per dirvi le scene che mi sono piaciute di più. Quindi, tra 3, 2, ah, giusto, il mio voto è 8. Comunque, tra 3, 2. Benvenuti nell'area spoiler di Ant-Man. No, volevo far finta di rimpicciolirmi, ma non riesco a uscire dall'inquadratura, aspettate un attimo. Sono uscito da lì. No, non è vero, aspettate. Non mi sembra, ma sono sotto il cuscino. Cioè, sono proprio sparito. Non sono sotto il cuscino, nulla. Va bene, basta, questi momenti perché li faccio io. Allora, Ant-Man and the Wasp, scene che mi sono piaciute veramente tanto. Allora, assolutamente c'è una scena che mi ha fatto crepare, che ci sono i tizi di Birch, gli assistenti di Birch, che provano a far parlare Luis per sapere dove si stanno nascondendo Ant-Man, Wasp e Co. E gli danno questo siero della verità, che però dicono che non è un siero della verità. Però secondo loro è un siero della verità, però non è un siero della verità, lo danno a Luis e Luis inizia a parlare. Però sappiamo com'è Luis. Luis non ti dice tutto subito, ti parte dall'inizio, quindi dicono, dov'è Scott? Ah, Scott. Scott l'hanno conosciuto in prigione una volta, diceva che era con sua moglie, poi non pensava che l'avrebbero mai lasciato. Poi a un certo punto l'ha lasciato, però l'ho incontrato io e gli ho detto, ehi, ascolta amico, noi potremmo diventare amici. Sì, diventeremo grandi amici, è diventato così. E far vedere che tipo c'ha i capelli lunghissimi così. Poi però Scott è uscito, ci siamo andati, poi però ha fatto l'alleanza con... Hank Pym e Hope Van Dyne, però loro si sono innamorati e iniziano a baciucchiarsi. Però lei a un certo punto, però lui ha tradito e andando in Germania con Capitan America. Allora lei poi l'ha mollato perché è così. Poi, però, quando si sono rincontrati, lei non era più sicura di potersi fidare di lui perché quello che era successo. E è una scena che mi ha fatto crepare da ridere. Io stavo morendo, ero lì, io stavo morendo sulla poltrona perché lui si è fantastico. E poi c'è invece il personaggio quello straniero e tutto, sempre again così, che quando appunto sempre in quella scena lui prima ha detto che Ghost somiglia a Baba Yaga perché è la strega che scompare tutto, a un certo punto Ghost in quella scena dove lui sta parlando compare, fa paura a tutti e riesce a estorcere a Luis la posizione di loro, e la posizione quindi di Ant-Man, Wasp e Co. E quello gli fa Baba Yaga! E poi è tutto terrorizzato, Baba Yaga, vieni di nuovo. Così, ma no, crepavo da ridere anche con quello. E la storia, ah, Ghost, che storia era la figlia di un altro assistente di Pym, senti, un altro socio di Pym, che è stato licenziato perché Pym ha detto che voleva provare a rubare la ricerca e ha provato a costruire lui una cosa tipo, credo, un tunnel quantico come quello che stanno costruendo poi loro nel film, però il tutto è esploso, ha ammazzato lui e la moglie, ma ha lasciato viva solo la figlia, che appunto Ava, Ghost, che però le sue cellule si scompongono, una cosa così più o meno. E infatti Ghost passa attraverso le cose proprio perché sta scomponendo. E lei sta morendo, quindi devono, e con l'aiuto di Foster, Bill Foster, che anche lui è come tra virgolette un villain, lui vuole aiutarla a non morire e pensano di dover estrarre la cosa dal regno quantico, estraendola, cioè lasciando Janet dentro, che è una corsa contro il tempo per recuperare Janet, salvarla dal regno quantico e poi l'aiuterà e tutto. E non lo so, ribadisco, Ghost secondo me non funziona benissimo, cioè è efficace come villain, ma non funziona benissimo, funziona in maniera decente, diciamo così. E poi invece c'è proprio la battaglia finale che secondo me è un po' allungata, bella, bellissima in tutto, ma un po' allungata. Mi è piaciuto quando loro si sono baciati finalmente. Erano lì, avevano detto, aspettavo, dai, baciala così. È stato bello il momento proprio. E quindi la battaglia finale è bella, molto bella, ma ribadisco, un pochetto allungata. Però ci sta, va bene così, ci sta. E
Quindi, come va avanti il tutto? C'è la scena finale che loro salvano Janet e poi scappano dalla polizia che non deve sapere che Scott è uscito di casa perché aveva 2 anni di domiciliari, mi sembra si chiami così, adesso mi ricordo, ho momenti di confusione, che poi lo tolgono, c'è una gag col poliziotto che mi ha fatto crepare da ridere. E poi tutte le scene del Regno Quantico mi hanno colpito molto. Ha detto, e c'è la scena post-credit che mi ha ucciso. Perché nella scena post-credit cosa succede? Vediamo praticamente Janet, Hope e Pym che stanno facendo entrare Ant-Man nel Regno Quantico per prendere un po' di energia quantica da dare a Ghost, per Ava, quindi che non è proprio più non è più una villain, per tenerla in vita e tutto, per farla sparire. Quando lui entra poi nel Regno Quantico per appunto prendere tutto, quando il prodotto dice dai ragazzi, tiratemi fuori, lo fanno, ok, 5, 4, 3, si interrompono le comunicazioni, fa sì, dai ragazzi, non scherzate, oh. Quando la telecamera torna di là, vediamo che Pym, Janet e Hope sono spariti per lo schiocco di dita di Thanos, e lì è proprio morto dentro. E Ant-Man bloccato nel Regno Quantico. Che finale di merda! E poi una cosa interessante, perché tutti adesso starete pensando, perché poi la seconda scena post-credit l'avete già vista in trailer. Ma non tutto, perché adesso starete pensando, qua minchiata la scena post-credit, bla 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 bla. Perché la seconda, quando lo vedrete, penserete così. In verità c'è una cosa nascosta, c'è una cosa molto importante nascosta. Perché prima di vedere la formica che suona la batteria perché continua a seguire le abitudini di Scott, cosa succede? Vediamo alla TV, si intravede alla TV un messaggio con scritto: questo non è un test di prova, sta succedendo una cosa in tutta la nazione, rimanete nascosti in casa e attendete istruzioni, questo non è un test di prova. E quindi capiamo che si ricollega direttamente al schiocco di dita di Thanos. Oh, guarda, preferivo il finale di Infinity War, veramente. Questo proprio mi ha lasciato proprio di merda. Cioè, almeno il finale di Infinity War c'era una scena post-credit che era bella, esaltante, arrivava. Sarei, sì, cazzo, arriva Captain Marvel! Invece la scena post-credit di Ant-Man e Wasp. Cioè, allora, Ant-Man bloccato nel Regno Quantico. Janet, Hope e Pym che sono spariti. Ma perché? Che cosa brutta. Vabbè. Rimarrò indipendente. Tra l'altro, adesso fino a marzo non avremo un film Marvel. Fino a marzo 2019 non avremo un film Marvel. Fino all'uscita di Captain Marvel e poi per avere aprile finalmente Avengers 4. E Ant-Man sta diventando uno dei miei, soprattutto perché Andrea da Porto, sta diventando uno dei miei supereroi preferiti del Marvel Cinematic Universe. Comunque, questo era quello che pensavo anche con spoiler riguardante Ant-Man and the Wasp. Ricordo il mio voto è 8. Noi ci vediamo in una prossima recensione, che dovrebbe essere quella che ho già registrato di Sharky il primo squalo. Comunque, ciao ragazzi!